Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Finalmente oggi, dopo decenni di richieste, sono qui a registrare il video sulle mie esperienze paranormali. Premessa molto importante, ci tengo a precisare che queste sono esperienze che si sono presentate a me. Sono cose che ho vissuto, quindi il mio modo di esprimermi sarà per come anche affronto questo tipo di cose, dato che ci sono, diciamo, anche abituata. Ci ho messo diversi anni a fare questo video, lo so, e questo perché in realtà è un video che mi mette un po' a nudo. Quando si parla di questi argomenti si ha sempre la paura di non essere capite a fondo e comprese, perché comunque si parla di un argomento molto sconosciuto alla mente umana, e cercare di sia spiegarlo che ascoltarlo per la nostra mente, non essendo una cosa a cui siamo abituati, è difficile assimilare quello che ci viene detto o quello che dobbiamo dire, è difficile spiegarlo per farlo comprendere al meglio, proprio perché sono degli argomenti sconosciuti. È come se un qualcuno dovesse venirci a spiegare una cosa per noi umanamente impossibile da pensare, da immaginare, come se ci dicessero: esiste questo colore, ma voi non sapete come creare quel colore, perché i nostri colori, quelli che vediamo, quelli che esistono per il nostro occhio, sono colori che la nostra mente rileva. Cioè, è difficile proprio immaginare, è impossibile immaginarlo. Essendo anche comunque argomenti presi di mira, soprattutto dai film, dai racconti, la gente tende a sminuire questo tipo di cose, proprio perché si pensa che c'è una specie di contaminazione, diciamo, da parte dei film, da parte di racconti. Diciamo che tra tutto quello che mi è successo, spiegare alcune cose mi è proprio difficile, perché si può arrivare a pensare appunto che non sia mai successa o che è stato tutto frutto della mia immaginazione, è colpa dei film, è colpa delle dicerie, quindi è sempre molto difficile farsi capire dalle persone e soprattutto non farsi prendere per una persona strana. E che cos'è strano? Strano è quello che non conosci... Strano è quello che non conosciamo, quindi ecco perché sono qua a fare questa premessa. Nel mentre cercherò di truccarmi, perché mi devo sistemare, visto che il trucco è così da stamattina e come vedete è... E quindi cercherò di non dilungarmi troppo nel make-up, quindi non vi dirò cosa andrò a mettere, però intanto che mi sistemo chiacchierò con voi. Probabilmente farò molte più pause del solito, quindi il make-up non statelo a guardare. Mi sono decisa anche a fare questo video grazie a quello che mi è successo ieri sera, che è la roba più fresca e sembrava quasi un fallo. Sapete che io ironizzo su tutto, cercherò di fare la serie, anche perché queste storie sono storie che racconto, che i miei amici sanno e che racconto... raramente. Quando lo racconto lo sminuisco io stessa, proprio perché non sai mai dall'altra parte come le persone potrebbero reagire. E per fortuna, per mia fortuna, di solito tendo a raccontare questa cosa quando vedo che dall'altra parte c'è una persona interessata realmente, incuriosita, quando vedo che c'è una persona spaventata, sia per rispetto e sia per non incasinargli la testa, cerco di tenermele per me queste cose. Ecco, se esce l'argomento io ne parlo, un po' come una serata tra amici, racconti strani. Tutto è nato, tutto è iniziato quando all'età di 4-5 anni, ora non ricordo precisamente l'anno, abitavo in provincia di Milano in una villetta a schiera e la mia cameretta praticamente stava al secondo piano, quindi era in alto, e avevo questo finestrone che dava su un pino e sulla strada, quindi io vedevo dall'alto tutta la mia via. Stavo giocando con le Barbie, io mi ricordo la scena proprio stampata in testa, proprio perché è stato un trauma, non so, chiamiamolo trauma, ecco. Stavo giocando con le mie amate Barbie e tra l'altro stavo anche giocando con la piscina che mi aveva regalato mia sorella, forse a Natale, e stavo giocando con questa piscinetta delle Barbie. Quando succede che, mentre stavo facendo fare la storiella alle Barbie, a Ken, tutta la combricolina, vedo con la coda dell'occhio, sapete quando c'è qualcosa che vi attira, che vi distoglie l'attenzione su quello che state facendo, no? Ecco, succede che io vedo qualcosa, alzo lo sguardo, ero seduta per terra, verso la finestra, perché vedo proprio il muoversi da quel lato, mi ritrovo praticamente... questo omino, diciamo, io lo definisco omino disegnato, l'ho sempre definito un omino disegnato che va in bicicletta, fa molto ridere, fa veramente... cioè, tu dici, ma è stato frutto dell'immaginazione di una bambina? Raga, io non ho mai avuto amici immaginari, non ho mai immaginato così bene le cose, cioè io dal vivo non ho mai immaginato volutamente delle cose, non ho mai avuto delle allucinazioni, quindi vedere per me quella roba là, che mi ha distolto proprio lo sguardo, sono rimasta pietrificata e mi vedo sto omino, questo uomo, con questa giacca blu scuro, i jeans blu scuro, ma non erano jeans, cioè non era disegnato, non so come dirvelo. Sembrava quasi che questa entità volesse farsi vedere, ma in un modo dolce ad una bambina per non spaventarla. E quindi io ho visto proprio questa figura sulla bicicletta che pedalava ma stava ferma, stava sempre lì,
e mi salutava così. Inquietante, inquietante, lo so, inquietante, ma talmente inquietante che io in quel momento ho fatto freeze, mi sono bloccata, ho guardato l'immagine per qualche secondo e me la ricordo ancora lì, ho iniziato a urlare e sono corsa giù da mia mamma che era in cucina. Lei mi ha visto che avevo proprio l'attacco di panico e poi ti vedi sta bambina che porella sta giocando con le Barbie, tua figlia ti scende, ti urla così. Io non avevo mai fatto queste uscite da panico. Mi dice: cosa è successo? Io: mi ha visto un omino, qualcuno mi saluta. Le ho raccontato per filo e per segno, siamo andate su, non ha visto niente. E niente, per rincuorarmi, mia mamma mi ha sempre detto: sarà stato un ognomo, un folletto che è passato a salutarti. Sempre in quella casa e sempre più o meno a quell'età, succede che una sera si sentivano cose strane. Anche a mia mamma capitavano situazioni del genere. Quindi da grande poi me l'ha detto mia mamma, quindi questa cosa è stata, oh mio Dio, assurda. Succede che mentre stavo cercando di addormentarmi, ero sempre piccola nel mio lettino, mio fratello dormiva nella sua stanza, i miei nella loro, e io nella mia avevo la mia cameretta che dava praticamente sulla scala. Quindi ogni persona che passa, che andava in bagno, la sentivo e la vedevo. Avevo anche l'occhio sul corridoio che univa tutte le camere. Cerco di addormentarmi e inizio a sentire i rumori dei passi. Allora, le prime volte mi ricordo che mi ero impanicata talmente tanto che con le coperte mi coprivo e tremavo tantissimo. Poi ho iniziato a correre da mia mamma. Infatti mi ricordo che c'è stato un periodo della mia vita, dell'infanzia, in cui mi spaventavo di queste cose, di questi suoni, e correvo proprio da mia mamma nel letto e da mio papà. Questo potrebbe essere anche una cosa del... i passi potrebbero essere anche una cosa appunto del bambino, del cervello, del... non lo so, io non so come spiegarmeli, io non me li voglio neanche spiegare perché non mi interessano più le spiegazioni, dato che dopo un po' che ti succedono queste cose fai anche un po' pace col cervello e con l'energia che hai intorno e dici: quel che esiste, esiste, io non ci posso fare niente. A me erano successe queste cose in quella casa vicino Milano, quindi è stata la mia prima casa dove sono nata, dove sono cresciuta fino ai 10-11 anni. Mamma poi ha avuto altre cose in quella casa che mi ha raccontato, come vi ho detto prima, da grande. E giustamente per non spaventarmi, andando avanti con l'età, con la vita, con le cose che succedono, io non sono... poi in quella casa mi è successa una cosa abbastanza brutta. Non mi sono mai esposta, non ho mai raccontato questa cosa e probabilmente non è il luogo giusto per raccontarla, anche perché è una cosa completamente differente. In quella casa mi è successa una cosa brutta e non lo so, io da grande oggi la prendo come un avvertimento. Io vivo di emozioni e di sensazioni e mi baso principalmente su quello quando parlo con le persone, perché per me è il filo conduttore. Vivo tanto di queste, le cerco anche nelle persone e nella vita e nelle piccole cose. Ho sempre avuto un sacco di contatti col mondo esterno e sono sempre cresciuta solare e pronta a nuove amicizie, anche forse per questo, per la vita che è stata, insomma, che il mio passato mi ha portato a essere così. Niente, ci trasferiamo, Gloria diventa un po' più grande, la vita diventa un po' più dura, io divento più consapevole. In quest'altra casa succede che iniziamo ad avvicinarci alla Wicca, io e la mia mamma, perché nel paese in cui abitavo avevano aperto questo negozio di minerali, di magia, e magia bianca ovviamente, inutile sottolinearlo però. Poi era anche un bel periodo perché era uscito Streghe, stavano dando Streghe, era gettonatissimo, quindi diciamo che il mercato è esploso molto con la magia in quel periodo. E quindi io e la mia mamma iniziamo a comprare libri su libri della Wicca, iniziamo a leggere un sacco di libri, oppure che non leggevo, mi sono avvicinata a questo mondo. Avvicinandoci a questo mondo abbiamo iniziato a praticare la Wicca e ci sono capitate sempre più cose. Non è che ci sono capitate, che siamo state più attente. Abbiamo tolto la terza palpebra, siamo entrate in un mondo ancora più bello, ancora più intenso, che ci portava a vivere meglio, perché comunque eravamo molto più felici, eravamo molto più unite alla natura, eravamo molto più vicine alla terra, a tutto, al cosmo, era magnifico. Ma allo stesso tempo io ero adolescente, quindi mi sono un po' allontanata, sono cresciuta, diventata stupida. E in quel periodo poi vabbè, mi vivevo, si sa gli adolescenti come sono, no? Avevo un po' abbandonato, ma allo stesso tempo sono sempre rimasta incuriosita di quello. Ma che succede? Mica le cose strane smettono così di colpo? Sono molto gialla qua e questa cosa non mi piace. Un bel giorno succede che torno a casa dopo un pomeriggio con gli amici. Torno a casa e era tipo le 6 di sera, ma era già buio perché era inverno. E quindi torno a casa e mi vedo mio padre collassato sul divano. Allora, premessa anche qua, mio padre prima di lasciarci è stato diversi anni ammalato e
diciamo che non se la passava bene perché la sua storia è un po' complicata, ma di questo c'è un video dove spiego tutto, quindi non mi sto a dilungare in questo. Ci sono più video dove spiego e racconto la malattia di mio padre. Diciamo che mi sono vissuta pochissimo papà, però mi sono vissuta più papà malato, ecco, non era sempre con noi. Infatti quel giorno me lo sono trovato collassato sul divano. Mi sono spaventata, ma sentivo odore di gas. Quindi sono andata in cucina, ho chiuso il gas, ho iniziato a urlare contro mio padre, a dire: papà, svegliati, svegliati, così. Spengo i fornelli, spengo il gas, lo sveglio, arrabbiata, stanca e spaventata, mi reco in cameretta e sento nel mentre che rientra anche mia madre dal lavoro. E mi ricordo che le avevo spiegato la vicenda velocemente, anche arrabbiata, perché ero molto spaventata. Mi sono sdraiata sul letto e avevo un letto singolo che affacciava praticamente, avevo il letto con la testa sulla finestra, al contrario a sto giro, e con la testa che però dava, lo sguardo dava verso la parete, l'angolo della la parete proprio della cameretta. E quindi che succede? Inizio a guardare quell'angolo un po' come quando vi fissate su un punto che in realtà non lo state guardando. Bene, da quell'angolo è uscita una macchia nera che ha iniziato proprio a venirmi addosso dal punto in cui la stavo guardando, un po' tipo i dissennatori. Io lo dico sempre così per far capire alla gente, perché per fortuna ci sono i dissennatori che spiegano quello che ho visto. I dissennatori, ecco, immaginatevi un dissennatore che vi arriva incontro addosso e si smaterializza appena vi tocca, cioè appena vi arriva in faccia, perché fa proprio il suono del... Niente, io mi sono letteralmente cagata in mano, ero sdraiata, sono rimasta anche lì, freeze! Capite che la giornata non poteva che finire in bellezza con quella visione, ecco. Nel mentre, sì, sono successe altre cose che non ricordo, perché ripeto, poi sono cose che capitano, ogni tanto ci sono quei momenti in cui a me è sempre capitato, e mi è capitato di raccontarlo anche stamattina mentre facevo colazione con due mie amiche, mi è capitato di vedere oggetti inanimati muoversi e rimanere così, tipo, ma come è successo? O di sentire rumori, o di vedere proprio ombre, fasci. Queste cose qua nella vita mi sono sempre successe, quindi per me è quasi la normalità. Ho sempre detto, boh, erano nei miei occhi, non lo so, sono i miei occhi. Oppure, boh, vabbè, faccio finta di niente. Cioè, capito? Dopo un po' l'ho sminuito anch'io questa cosa. Mi sono fatta domande, mi sono chiesta, oddio, ma non è che è frutto della mia immaginazione? Ma vi giuro, queste cose mi sono capitate anche in presenza di altre persone. Quindi, vabbè, succede che poco dopo viene a mancare mio padre e anche qua, ve l'ho raccontato, io ho vissuto proprio la perdita dal vivo. Cioè, mio padre ci è morto tra le braccia, tra me e mia madre. E quindi ho visto proprio, ho visto il suo ultimo respiro e abbiamo cercato in quel momento di parlargli, di dirgli non ti preoccupare per noi, vai dove devi andare, fai quello che devi fare. E mamma, mi ricordo che gli aveva detto proprio fatti sentire, una roba del genere. Quindi avendo visto e avendo vissuto questo momento dal vivo, c'è veramente un canale di comunicazione in quel momento che diventa percepibile dalla mente, ma non lo so. È stato strano perché nei giorni a seguire, quei giorni di lutto a seguire, sono stati molto strani. Una sera in particolare, abitavamo in un condominio, io per i fatti miei con il Pini, col mio ex, mia mamma di fianco, mio padre di fianco, e mio fratello e mia cognata, sua moglie, con Isabella, mia nipote, sotto di due piani. Sento nelle coperte una mano che affonda e sento poco dopo dei rumori che non erano né i gatti né il cane, perché io mi alzavo più volte per vedere, loro stavano dormendo, i rumori li sentivo in altre parti della casa. Io mi ricordo che quella volta non mi ero spaventata perché mi ero rotta di spaventarmi e sapevo che lì era qualcosa che poteva avere a che fare con mio padre, non lo so. E quindi l'ho accolto bene, cioè non mi sono spaventata, anzi mi ricordo che ci avevo fatto anche forse una conversazione tra me e me dicendo non mi fai paura se sei tu, mi fa piacere che ti stai facendo sentire, una cosa del genere. Sono durati qualche minuto. Il giorno dopo mi vedo con Michele, mia mamma, così, e mio fratello racconta che aveva anche lui sentito una mano che sprofondava nel letto, mi pare, comunque, e dei rumori nella stanza. Adesso non ricordo perfettamente a lui che cos'era capitato, però aveva avuto anche lui delle... o forse era caduto qualcosa, non lo so, e loro erano svegli, mio fratello e mia cognata. Tant'è che mio fratello ha detto: papà, lasciaci dormire, urlando, perché era tardi ed era nervoso perché aveva anche un po' il cagotto. Questo è quello che mi è successo fino a qualche anno fa. Purtroppo questo video sta andando avanti da tanto e sapevo che questo video sarebbe stato lungo. Questo è quello che mi è capitato fino a quegli anni. Dopo ne sono capitate altre anche un po' più pesantine. Queste ve le risparmio per il prossimo video, tanto io appunto volevo solo mettermi un ombrettino e rifarmi un po' la base e sono pronta. Se vi va di sentire quello che rimane del racconto di Gloria, fatemelo sapere ovviamente in un commento qua sotto. Io sarò lieta di fare la parte 2
e se possibile anche la parte 3, perché non so quanto mi dilungherò con i racconti, perché voglio raccontarli bene. Mi sono stressata troppo per questo video negli anni, perché volevo farlo in un certo modo, volevo dargli una certa suspense. Penso che questo video debba essere trattato così, un po' come una chiacchierata tra amici, perché non voglio spaventare nessuno e mi va anche di essere leggera, tra virgolette, mentre parlo di queste cose, perché per me lo sono, per me è la normalità. Ricordiamoci che non sappiamo, non possiamo immaginare cose oltre a quelle che conosciamo, ecco. E quando lo facciamo, quelle si chiamano scoperte. Fino a un sacco di anni fa non si sapeva che cosa fosse un buco nero, oggi sappiamo che cos'è, ma ancora non lo sappiamo bene, quindi capite quanto è difficile per la mente umana capire determinati argomenti. Quindi spero di non aver spaventato nessuno, spero di averlo raccontato un po' in chiave morbida, in chiave gloria, e però continuerò questi racconti più avanti, perché ci tengo davvero tanto a spiegarmi bene, a dilungarmi come giusto che sia, perché il mio canale, il mio spazio, e voglio raccontare le mie esperienze dal più profondo del cuore, perché mi sento che è giusto così, è giusto anche normalizzare quello che non si riesce a spiegare, perché non dobbiamo avere paura, dobbiamo essere pronti a qualcosa di nuovo, e non dobbiamo sempre prendere quello che conosciamo come una cosa negativa, non dobbiamo aver paura, dobbiamo essere sempre noi stessi, dobbiamo essere sicuri e protetti, dobbiamo proteggere con la consapevolezza dell'ignoto, secondo me. E questo fa tanto, questo scherma tantissimo, però non voglio neanche diventare una di quelle che li sminuisce, perché esistono, succedono, mi sono capitate, ma non è sempre brutto, non è sempre negativo, tante volte sono anche segnali che noi purtroppo non riusciamo ancora a concepire, a capire e a leggere. E niente, io dopo questo vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, e fatemi sapere se volete il continuo, perché io non vedo l'ora di raccontarvi il restante.